Fino al 3 settembre è previsto il blocco totale dei treni sulla direttissima Prato-Bologna per permettere a Rete Ferroviaria Italiana di effettuare i lavori di potenziamento della linea e riqualificazione delle stazioni di Vaiano e Vernio. A garantire il collegamento il servizio bus, che però ha subito mostrato tutta la sua fragilità. Noi abbiamo chiesto alla Regione di intervenire in quegli orari, in questo momento sono carenti, soprattutto in quello serale, perché c'è quello, l'autobus delle 22 che manca, che perché viene da Firenze non ha la coincidenza per venire in Vallata, e su questo noi saremo ferri e insisteremo, ma anche per l'utilizzo attuale del servizio del bus. Stamattina, l'ultima segnalazione di stamattina, dove l'autobus delle 7.55 è arrivata con 10 minuti d'anticipo e non si è fermata, è andata via lasciando a piedi chi è arrivato dopo e ha dovuto prendere quello delle 8.25. I sindaci della Val di Bisenzio hanno scritto all'assessore regionale alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli. Hanno detto che stanno monitorando la situazione e che cercheranno di prendere dei provvedimenti a breve. Siamo abbastanza preoccupati di questa risposta, perché si rischia di far trascorrere inutilmente le settimane non dando un servizio di qualità alla nostra comunità. Disagi anche per chi abita vicino alla stazione di Vaiano, dove i lavori proseguono a ritmo serrato per innalzare i marciapiedi, installare l'ascensore e prolungare il sottopasso. Vaiano strutturalmente la stazione all'interno del nucleo abitativo, per cui ci sono le abitazioni che in questo momento stanno soffrendo per quanto riguarda i lavori, che sono parecchio impattanti dal punto di vista del rumore, dal punto di vista anche di quello che viene messo nell'aria, per cui siamo qui anche a vedere, a controllare per quanto riguarda le emissioni di polveri, che devono essere limitate al massimo.